diventando una classica per il panorama juniores, la gara di Castel Fiorentino che in questa edizione è arrivata ad assegnare il terzo trofeo comune di Castel Fiorentino, la 16ª Coppa Banca di Cambiano. Tante le coppe, le varie personalità che vengono comunque ricordate dall'abitato di Castel Fiorentino, una gara che è ormai riproposta da qualche anno e piano piano sta cominciando a diventare un appuntamento piuttosto fisso. Rispetto allo scorso anno è leggermente cambiato l'arrivo, nel senso che non è più nella piazza centrale, ma è spostato di forse un centinaio di metri più o meno, e questo sicuramente un pochino più a vantaggio anche della sicurezza, perché prima magari l'arrivo rimaneva un po' più a ridosso rispetto alla curva, in questo caso invece è molto più bello e più spettacolare. Il ritrovo presso il Bar Europa, ovviamente è molto importante l'apporto della Banca di Cambiano, infatti viene assegnata anche la 16ª Coppa Banca di Cambiano, così come molto importante l'Ariello, che ha offerto anche i propri spazi per il ritrovo, per le varie fasi preliminari con la giuria, con la riunione dei direttori sportivi, e anche il calzaturificio SBG, alcuni almeno questi degli sponsor particolarmente vicini all'organizzazione. Vengono assegnati infatti il 16º Gran Premio Banca di Cambiano, la Coppa Comune di Castel Fiorentino con il sindaco Falorni che si è seguito tutte le fasi di gara, il trofeo Ariello, il trofeo SBG e altre gare. Questa è una panoramica delle maglie che negli ultimi anni hanno vinto questa gara, un po' come pegno lasciano la maglia i vari vincitori, che serve poi come una specie di albo d'oro particolare. Un bel successo, tutto sommato, sono stati 86 gli atleti a prendere il via dei 105 iscritti, e andiamo a ricordare quali sono le società almeno che hanno caratterizzato in partenza questa gara. Ha aperto le iscrizioni la Noceto Nihal Cycling Team, poi la Foscobessi Guspini, la Deca Riders, lo Stabia Ciclismo, la Pitti Shoes Cicli Taddei, la Simec Phanton, il team Mamma e Papà Fanini di Livorno, il team Pieri Calamai, l'Unicash 2C, il Velo Club Empoli e poi anche un atleta per il team Franco Ballerini, uno per la Giorgione Ozierese. Varie società quindi, non solo toscane ma anche extra regionali, e qui stiamo vedendo appunto le fasi preliminari con la misurazione dei rapporti per alcuni dei ragazzi che stanno per prendere il via dopo ovviamente aver firmato il foglio di partenza. Questa è la zona dove avverrà poi anche l'incolonnamento dei partenti, che da qui affronteranno un breve tratto di trasferimento per rimettersi poi nel rettilineo, che sarà poi anche il rettilineo d'arrivo, e dove da lì prendere il via in modo ufficiale la manifestazione. Ecco qua che si stanno susseguendo le varie operazioni preliminari. Saranno 115 i chilometri da percorrere, con un circuito sempre uguale da ripetere per 5 volte attraverso Castel Fiorentino, Cambiano, Molino di Granaiolo, Castelnuovo d'Elsa, Bivio, Coiano, Castel Fiorentino, Via dei Praticelli, quindi Rotonda Scotti, località Pesciola, Via Cesare Battisti e l'arrivo in Via Masini. Appunto, questo il circuito da ripetere per 5 volte. Direzione di gara affidata alla coppia Perugini e Perugini con la moto in formazione, poi lo vedremo comunque, curata da Adriano Dini e Sandro Manzi. Qui il gruppo si sta muovendo appunto nel tratto di trasferimento. Passiamo anche di fronte al Bar Europa, che ha ospitato le fasi anche qui di partenza. Dicevamo, qui il gruppo affronta il tratto di trasferimento per raggiungere poi il chilometro zero, eccolo qua, dove prima di partire verrà osservato un minuto di silenzio alla memoria dei caduti di Barcellona, delle vittime appunto dell'attentato di Barcellona, e anche alla memoria di Ivano Fioravanti. Per tutti Bizzugo era un amico degli organizzatori, queste erano le sue zone. La signora Marta è proprio la moglie di Ivano, che ci ha lasciato veramente in modo repentino e improvviso. È stato un po' per tutti un fulmine al ciel sereno la venuta
mancanza di Ivano, starte della manifestazione insieme alla signora Marta anche Franco Bitossi. Partito ufficialmente la 16ª Coppa Banca di Cambiano, terzo trofeo comune di Castel Fiorentino, e questo appunto è l'avvio piuttosto tranquillo, almeno nei primissimi chilometri, perché poi l'avvio è stato decisamente veloce per la corsa. E quindi, diciamo, dopo questo momento di raccoglimento per ricordare chi ci ha lasciato decisamente troppo presto in tutti i sensi, è il momento di entrare in cronaca e di vedere come si svilupperà questo trofeo comune di Castel Fiorentino, questi 115 chilometri predisposti dall'organizzazione. Vedremo come verranno interpretati dai ragazzi che adesso vediamo sfilare tutti di fronte alle nostre telecamere. Ci sono dei traguardi intermedi che sono predisposti dall'organizzazione, perché c'è un traguardo volante a Cambiano e un altro traguardo volante poi in via Bustichini a Castel Fiorentino, e poi c'è il Gran Premio della Montagna che ha punteggio ogni volta sulla salita di Castelnuovo. Primo attacco di giornata, e sono due portacolori, adesso riconosciamo intanto due portacolori della Fosco Bessi, e poi via via rientrano anche altri atleti sulla testa della corsa. Quindi abbiamo con il numero 12 Tommaso Nencini, appunto della Fosco Bessi, poi con il numero 96 Gabriele Porta, diciamo della parte sarda della formazione della Fosco Bessi Guspini, poi ancora con il numero 89 Matteo Niccoli del team Unicash, con il dorsale 33 che adesso nel tratto di salita accusa un po' di fatica, è Matteo Borsi dello Stabia Ciclismo. Quindi sarà formato questo quartetto, ma nel tratto di salita Borsi non ce l'ha fatta a tenere il ritmo di chi invece si trova sulla testa della corsa, e quindi noi ovviamente seguiamo la testa della corsa, anche se Radio Corsa, che come abbiamo detto è curata da Adriano Dini e Sandro Manzi, non è molto lontano il gruppo. Sembra accusare un po' di fatica anche Niccoli, mentre sembrano bene in palla i due atleti della Fosco Bessi. Abbiamo lasciato andare anche Borsi, che ormai è praticamente l'immediato inseguitore. Si è formata un'ulteriore coppia all'inseguimento della testa della corsa, ma anche il gruppo si avvicina ed è segnalato a 18 secondi di ritardo, dove si riconosce molto facilmente la maglia del campione toscano Lorenzo Cataldo. C'è un nuovo scatto sulla testa del gruppo ed è ancora una volta una maglia della Fosco Bessi che sta provando più che altro a far alzare l'andatura sul gruppo. Ormai sono minimi i distacchi e quindi si cerca anche di portare fuori un'azione che potrebbe essere anche quella giusta. Terminato il tratto di discesa, che tutto sommato è piuttosto impegnativo, sono rimasti al comando i due atleti della Fosco Bessi, ovvero Nencini e Porta. E questa invece è la situazione alle spalle, dove il gruppo si è praticamente ricompattato, almeno l'avanguardia gruppo è segnalata a 26 secondi di ritardo dai due atleti che appunto compongono la testa. Gruppo che ancora è comunque tutto sommato numeroso, e questa è un'inquadratura che ci permette di vedere una delle difficoltà della discesa, perché presenta dei tornanti belli impegnativi, e questa inquadratura invece ci permette di vedere i bellissimi scenari che vengono attraversati con la corsa. Spesso e volentieri siamo molto concentrati sulla cronaca senza renderci conto delle bellezze che ci circondano, e invece anche le amministrazioni comunali, mentre ci stiamo avvicinando proprio al passaggio dalla zona arrivo, le amministrazioni comunali spesso sanno cogliere la possibilità che la visibilità dà una gara ciclistica per far conoscere una città e i propri dintorni, e vengono sfruttate appieno, ed anche loro danno il loro supporto. Siamo appunto al passaggio dalla zona arrivo al termine del primo giro, e sono sempre i due atleti della Fosco Bessi. Nencini adesso che passa a fare l'andatura con Porta, che si mantiene la sua ruota, ma non può che essere ottimo l'accordo tra i due atleti al comando. Esposto al cartello che indica 4 giri alla conclusione, visto che è stato appena completato il primo giro. E adesso vediamo il gruppo a quanto è distanziato, e sono 45 i secondi di ritardo del gruppo dalla testa della corsa. Abbiamo visto in moto con Sandro Manzi Giuseppe Di Fresco, che è il selezionatore per quanto riguarda la regione toscana degli juniores. Siamo ormai alla vigilia
della gara del Giro della Lunigiana, e quindi siamo ormai alla vigilia delle convocazioni. Si sa che il Giro della Lunigiana viene corso per rappresentative regionali, e quindi questo è un po' l'ultimo banco di prova per i ragazzi, per magari far cambiare idea a Giuseppe Di Frisco, anche se c'è da dire che diversi atleti non sono presenti, diverse formazioni toscane non sono presenti a questa gara, quindi probabilmente ormai Di Frisco avrà già un'idea un pochino più definita. Siamo nuovamente nel tratto di salita per la seconda volta e ci sono sempre due gli atleti al comando. È sempre la coppia della Foscobessi che sta caratterizzando questa primissima parte di gara. Adesso è Porta che sta facendo l'andatura, ma il gruppo non sembra essere molto lontano. Con quella rapida inquadratura alle nostre spalle abbiamo visto che il gruppo ha praticamente dimezzato, se non qualcosa di più, il ritardo dai due atleti al comando che continuano ad affrontare la salita. Intanto vediamo il gruppo che aumenta l'andatura sulla testa con Cepa, un mezzo Cepa dell'Unicash che praticamente guida il drappello degli inseguitori, perché si è un po' selezionata la testa del gruppo alla caccia dei due atleti che sono sempre al comando, ma come abbiamo detto adesso sono di soli 15 secondi il ritardo dell'avanguardia gruppo, quindi di Cepa, per farci capire, nei confronti dei due atleti al comando. Questo è il secondo passaggio sulla salita dei 5 totali che dovranno essere affrontati, quindi magari i ragazzi ne approfitteranno anche un po' per prendere le misure di quella che può essere la fatica da affrontare in questa giornata. Hanno praticamente messo nel mirino i due atleti al comando. Il gruppo che praticamente si sta per ricompattare, e intanto siamo proprio all'altezza del Gran Premio della Montagna ed è Porta che si aggiudica questo passaggio su Nencini, mentre in terza posizione transita Cepa. Lo ricordiamo, il Gran Premio della Montagna è a punteggio. Quindi verrà presa nota di tutti i vari atleti che transitano almeno le prime posizioni, e poi al termine dei 5 passaggi verrà stilata la classifica. Una gara ricca questa di Castelfiorentino, perché comunque prevede una premiazione oltre ai primi 10 canonici anche dei Gran Premio della Montagna e di due traguardi volanti, quindi sicuramente niente viene lasciato al caso. Ci siamo fermati praticamente all'altezza del Gran Premio della Montagna e abbiamo visto che c'è stata una discreta selezione, selezione che poi praticamente si è ripercossa sullo svolgimento della gara, perché adesso si è formato un drappello di 5 unità sulla testa della corsa quando ci stiamo avvicinando al 40° chilometro di gara, e al comando abbiamo Mesut Cepa del team Unicash 2C col dorsale 82, poi con il numero 29 è Filippo Magli dello Stabia Ciclismo, con il numero 49 è Matteo Severi della PT Shoes, con il dorsale 85 Niccolò degli Innocenti dell'Unicash, e con il numero 12 ancora una volta Tommaso Nencini, eccolo qua che adesso sta facendo l'andatura della Fosco Bessi. Quindi Nencini ce l'ha fatta praticamente a rimanere al comando, e su di lui si sono riportati altri 4 atleti e si è formato questo drappello tutto sommato molto interessante, anche perché c'è da considerare che le squadre più numerose presenti a questa gara sono quelle dello Stabia, dell'Unicash, della PT Shoes e anche quella del team Mamma e Papà Farini, e la maggior parte di queste squadre, oltre ovviamente a quella Foscovessi, sono presenti sulla testa della corsa. Quindi, a meno che, come si suol dire, chi è al comando non vada bene alla tattica che le squadre hanno predisposto, potrebbe essere anche un tentativo piuttosto interessante. Tra gli atleti al comando c'è Filippo Magli, che è praticamente sicuro della sua convocazione al Giro della Lunigiana. Poi durante la gara cercheremo anche di capire chi potrebbero essere i vari convocati, o comunque magari ci potrebbe arrivare comunicazione un po' in anteprima della convocazione da parte di Fresco per quanto riguarda la rappresentativa toscana all'Lunigiana. Questo comunque è il gruppo dove la formazione della Foscovessi a fare l'andatura, che è segnalato a 38 secondi di ritardo. E quindi adesso risaliamo verso la testa con la macchina del cambio ruote Cicli Barone che sta facendo servizio. Appunto, ci siamo riportati sulla testa con gli atleti al comando, una testa della corsa che è andata
un po' a rinfoltirsi, perché sugli atleti al comando è rientrato anche Alessandro Iacchi, eccolo qua, l'atleta della Foscobessi, che è quindi andato a riportarsi sulla testa della corsa e siamo ormai vicini al passaggio dalla zona arrivo. Questa è un po' la chicane che immette nel rettilineo finale. Fino allo scorso anno l'arrivo era posizionato più o meno a questa altezza qui, dove stanno transitando adesso i ragazzi. Ora, come possiamo vedere, è spostato un pochino più avanti, quindi magari un po' meglio anche per quanto riguarda la gestione dello sforzo e anche sicuramente a livello spettacolare quella che è la conclusione appunto della gara. Tra gli atleti al comando dovrebbe essere rientrato anche Matteo Niccoli, perché l'abbiamo visto sulla testa della corsa, quindi ci sono stati vari rientri sulla testa della corsa e quando appunto siamo al passaggio dalla zona arrivo e mancano tre giri alla conclusione, siamo in grado anche di dare la situazione dei tempi, perché il gruppo transita a soli 20 secondi di ritardo ed è la formazione dello Stabia Ciclismo a fare l'andatura, quindi un distacco che è piuttosto esiguo per gli atleti al comando. Bisogna vedere se troveranno un accordo o meno. Un ringraziamento comunque alla Banca di Cambiano, all'Ariello di Peruzzi e Vanni e al calzaturificio SBG, come così al Bar Europa, all'Avis di Castel Fiorentino, al Bar Italia, alla D'Accordi, al Caffè I Portici, il Quadrifoglio, alla Corsini Ceramiche e alla Unipol Sai. E questa appunto è l'Avanguardia Group, dove fa sempre buona guardia il campione toscano Lorenzo Cataldo, che si sta dimostrando vigile nelle prime posizioni del gruppo. E come abbiamo detto, la situazione è abbastanza definita. Ci siamo spostati al 51esimo chilometro di gara, perché qui è previsto un altro traguardo volante da assegnare, e se lo aggiudica, mentre vediamo anche ulteriori rientri sulla testa, col dorsale 89, appunto uno di quegli atleti che era stato tra gli ultimi a rientrare sulla testa della corsa, proprio Matteo Niccoli del team Unicash 2C. Abbiamo visto con quell'immagine che comunque c'erano stati vari rientri e quindi in un certo senso si è come ricompattato il gruppo. E adesso siamo nel tratto di salita per la terza volta con questa nuova situazione, come vi avevamo già in parte preannunciato. Salita tutto sommato impegnativa, anche perché affrontarla cinque volte non è sicuramente una passeggiata di salute, come si suol dire. Si mantiene al comando Matteo Niccoli del team Unicash, che ha un minimo vantaggio nei confronti del gruppo che praticamente insegue alle sue spalle, dove riconosciamo maglie della Foscobessi e dello Stabia. Quindi, nonostante abbia un po' durato fatica per vincere il traguardo volante Niccoli, si dimostra comunque in palla in questo passaggio sulla salita. Siamo appunto al terzo passaggio, con il gruppo che praticamente però si ricompatta. L'andatura adesso comunque è cominciata un pochino più a salire anche nel tratto di salita, scusate il gioco di parole, e la selezione è più nelle retrovie che non, come dire, sul gruppo. Il passaggio al Gran Premio della Montagna se l'è aggiudicato Nencini della Foscobessi, che ha fatto un piccolo scatto proprio per andare ad aggiudicarsi il passaggio sul Gran Premio della Montagna. Perugini, a cui ha affidato la direzione gara insieme all'omonimo Perugini. Adesso ci troviamo al termine della discesa con un drappello che si è selezionato proprio sulla testa della corsa, un drappello piuttosto numeroso di 16 unità, e quindi comincia ad essere veramente importante questo tentativo. Adesso vediamo ancora altri atleti che magari sfruttando anche la discesa provano a riportarsi sulla testa, anche perché il gruppo non è poi così lontano, perché comunque l'Avanguardia Gruppo, vediamo un gruppo bello allungato, è segnalato a 18 secondi di ritardo. Quindi possiamo quasi parlare, considerando
il numero degli atleti rimasti in gara, possiamo quasi parlare di un gruppo diviso in due tronconi. Siamo nuovamente al 68esimo chilometro di gara, siamo nuovamente in pianura. È terminata la discesa, abbiamo visto appunto che si sono nuovamente rimescolate le carte perché si sono formati vari drappelli e adesso appunto gli stacchi sono veramente minimi tra i vari gruppi che si sono formati sulla testa della corsa. E quindi adesso siamo nuovamente in salita. Torna a salire nuovamente la strada quando siamo al penultimo passaggio sulla salita e prova a forzare i tempi una maglia dello Stabia e sembra essere quella di Andrea Innocenti. Adesso ovviamente gli atleti si avvicineranno al posto anche dal quale stiamo facendo le nostre riprese e noi saremo in grado anche di riconoscere meglio chi sono gli atleti. E infatti non ci stavamo sbagliando. E ancora una volta Andrea Innocenti, che sta provando l'attacco da lontano, abbiamo commentato le sue gesta anche in occasione della Coppa Linari, dove ha provato ad attaccare nel finale e poi a niente sono valsi, a niente o quasi sono valsi i suoi sforzi. Altro atleta che sicuramente farà parte della selezione regionale per il Lunigiana è proprio Andrea Innocente, molto probabilmente sarà lui la punta su cui farà appena la squadra diretta da Giuseppe Di Fresco. Si alza sui pedali Andrea Innocenti, che ricordiamo essere anche il campione toscano per quanto riguarda la cronometro, e quindi appunto eccolo qua Andrea Innocenti. Vediamo, lasciamo andare mentre intanto si aggiudica il passaggio al Gran Premio della Montagna. Com'è la situazione? Su di lui si riporta Mesut Čepa, o almeno sta provando a riportarsi l'atleta del team Unicash. Quindi a breve si potrebbe formare una coppia sulla testa della corsa, e quindi vedremo se questo atleta riuscirà a ricongiungersi almeno a Innocenti. E quindi si formerà una coppia che potrebbe essere comunque una bella linfa per la testa dello Stabia, perché avere manforte, avere una mano, avere un aiuto è sicuramente importante. Rimane sempre qualche metro indietro, Mesut Čepa sembra non riuscire a ricongiungersi, mentre alle spalle a 18 secondi di ritardo è segnalata un'altra coppia. Con il numero 31, compagno di squadra di Innocenti, è Leonardo Aposti, mentre con il numero 10 Alessandro Iacchi della Fosco Bessi. Questa è la coppia immediata inseguitrice segnalata a 18 secondi di ritardo, ma appunto la situazione adesso è molto frazionata. Intanto Čepa ce l'ha fatta a riportarsi su Innocenti e quindi si è formata una coppia al comando. Altra coppia alle spalle, lasciamo andare anche questa coppia per trovare adesso un terzetto. Segnalato a 22 secondi, quindi veramente minimi i vari distacchi, abbiamo con il numero 5 Edoardo Ferri della Noceto, con il numero 36 Federico Rosi dello Stabia Ciclismo, mentre con il dorsale numero 13 è Ettore Mugnaini della Fosco Bessi. Questi tre atleti, come detto, sono segnalati a 22 secondi di ritardo, quindi ancora minimi i distacchi, quindi ancora tutto può succedere per quanto riguarda lo svolgimento della gara. E anche perché ricordiamo che ci sarà da affrontare ancora per una volta la salita, appunto questa di Castelnuovo, e quindi ancora veramente tutto può succedere. Intanto, mentre lasciavo andare Ferri, il gruppo è segnalato, l'avanguardia gruppo almeno, a 40 secondi di ritardo. Quindi tutto sommato, anche per quanto riguarda il gruppo, ancora è recuperabile la testa della corsa. Certo è che un po' le squadre più papabili di fare la corsa sono già protagoniste, sono già sulla testa, eccezione fatta magari per la PT Shoes, il team Mamma e Papà Fanini. Poi più o meno tutte quelle squadre che almeno in teoria, almeno sulla carta, sono quelle più blasonate, stanno già impegnandosi sulla testa, così come si stanno proprio impegnando i due atleti che si sono formati sulla testa della corsa. Avevamo già detto che Čepa ce l'aveva fatta a riportarsi su Innocenti, infatti eccola qua la coppia, con proprio l'atleta di origine albanese del team Unicash che si alza sui pedali e va a fare il suo turno sulla testa della corsa, e rifiata un po' Andrea Innocenti, che si sa, quando c'è da tirare non si tira mai indietro. Avevamo parlato con lui in occasione della sua vittoria
Chiesina Ozzanese ci aveva detto che ovviamente puntava molto alla Linari, non si era sbilanciato sul Lunigiana, ma ormai sappiamo che sarà sicuramente uno dei protagonisti. Alle spalle dei due atleti al comando ritroviamo ancora una volta la coppia formata da un atleta della Fosco Bessi e uno dello Stabia, e sono segnalati adesso a 40 secondi di ritardo. Lasciamo andare anche i due immediati inseguitori. E arrivano a 50 secondi di ritardo questo drappello. Si sono un po' rimescolate quindi le carte alle spalle, appunto, sia dei primi due che dei due immediati seguitori. Abbiamo un drappello un pochino più numeroso che, come detto, è segnalato a 50 secondi di ritardo. Vanno via in discesa belli veloci questo drappello di 4-5 unità che, se non andiamo errati, appunto, stanno provando intanto a riportarsi sui due immediati inseguitori. Dovrebbero essere 5 gli atleti che compongono questo drappello, che, come abbiamo detto, sono segnalati a 50 secondi di ritardo. A 1 minuto e 10 secondi transita Matteo Grandi del team Mamma e Papà Fanini. A 1 minuto e 30 l'avanguardia gruppo. Comincia ad avere un margine piuttosto importante il gruppo dagli atleti al comando, e queste immagini ci dimostrano anche che non c'è tantissimo accordo tra chi magari potrebbe avere interesse ad andare a recuperare chi si trova sulla testa, a tutto vantaggio quindi di chi si è già mosso e già sta provando a trarre il maggior beneficio possibile da questa gara. Adesso, quando la corsa transiterà dalla zona arrivo, inizierà l'ultimo giro. Ed eccoci con i due atleti al comando, proprio all'altezza delle ultime curve per immettersi poi nel rettilineo finale. Sono sempre Cepa e Innocenti che adesso transiteranno sotto lo striscione di arrivo, e sarà esposto il cartello che indica un giro alla conclusione, e quindi suonerà anche la campana per i due atleti al comando. È sempre buono l'accordo tra Innocenti, che adesso è passato a fare l'andatura, e Cepa, che si mantiene in seconda posizione. Li accompagniamo adesso fino al passaggio sotto lo striscione di arrivo, e da lì ne approfitteremo per cercare di fare un po' il punto della situazione. Come detto, suona la campana per i due atleti al comando, eccolo là il cartello che indica un giro ancora da percorrere. Cerchiamo di capire appunto com'è la situazione alle spalle di questa coppia bella rodata sulla testa della corsa. Si è un po' rinfoltito il drappello degli inseguitori, e a 1 minuto e 50 secondi, quindi immagina, bello importante, sono segnalati questi atleti con il numero 5 Edoardo Ferri della Noceto, con il numero 31 è Leonardo Aposti dello Stabia Ciclismo, con il numero 10 è Alessandro Iacchi della Fosco Bessi, con il numero 45 è Matteo Giachi della PT Shoes Ciclita Adeco, il dorsale 49 il suo compagno di squadra Matteo Severi, con il numero 36 è Federico Rossi dello Stabia Ciclismo. Poi adesso finiamo con il numero 13 Ettore Bugnanini della Fosco Bessi, con il 64 è Matteo Grandi del team Mamma e Papà Fanini. Tutti i vari drappelli si sono quindi ricongiunti. Alle spalle il gruppo è segnalato a 2 minuti e 30 secondi, dove abbiamo riconosciuto uno spazientito Tito Treglia del team Franco Ballerini, che cercava un po' di collaborazione. Lui oggi è l'unico esponente della sua formazione a gareggiare in questa gara. I suoi compagni di squadra sono al Gran Premio di MT in provincia di Mantova, quindi è un po' difficile per lui la gestione della gara perché non può contare sui suoi compagni di squadra. Ci siamo riportati sulla testa della corsa quando abbiamo già superato il centesimo chilometro di gara, perché inizia per l'ultima volta la salita. La strada inizia a salire e Andrea Innocenti prova a fare il vuoto. Con tutte le forze Cepa cerca di rimanere agganciata alla ruota di Innocenti, ma vede allontanarsi sempre di più la maglia giallo-bianca di Andrea Innocenti. Per alcuni istanti Cepa ha dato l'impressione di provare, in ogni modo, come sta facendo adesso, a provare a rimanere attaccato alla ruota di Innocenti. Poi forse si è reso conto che cercando di stare alla ruota dell'atleta pratese poteva essere piuttosto pericoloso per lui, quindi magari sta decidendo di procedere con il suo passo e magari cercare di recuperare in un tratto di strada un po' più favorevole. E quindi
Ci riportiamo adesso sulla testa della corsa, su Andrea Innocenti, che al momento è solitario al comando. Siamo alle prime rampe della salita di Castelnuovo e ricordiamo che è molto difficile anche la discesa, anche se ormai i ragazzi hanno avuto modo sicuramente di prendere visione della strada, perché questa che l'affronteranno sarà la quinta ed ultima volta che andranno ad affrontare la discesa, però sicuramente bisogna sempre stare attenti. Si alza nuovamente sui pedali Andrea Innocenti, prova ancora a sviluppare maggior forza, non vuole acqua, aveva detto, e anche nel passaggio precedente ci aveva dato l'impressione di non voler essere particolarmente schizzato, anche perché è stata una giornata tutto sommato gradevole per quanto riguarda la temperatura, piuttosto ventosa. Magari ai ragazzi ha dato fastidio, vi possiamo assicurare che chi vi sta parlando è stato piuttosto bene in questa domenica a Castel Fiorentino. E siamo appunto su Andrea Innocenti, che va ad aggiudicarsi il passaggio al Gran Premio della Montagna e va ad aggiudicarsi anche la classifica del Gran Premio della Montagna, con Cepa che transita in seconda posizione e sarà nella stessa posizione anche nella classifica. 17 secondi in ritardo per Cepa dalla testa della corsa, mentre l'avanguardia degli inseguitori è segnalata a 2 minuti e 30 secondi. Siamo in debito per quanto riguarda la classifica del Gran Premio della Montagna. Il terzo classificato in questa particolare classifica è a posti, il portacolori dello Stabia Ciclismo, quindi Leonardo Aposti va a guadagnare la terza posizione nella particolare classifica della montagna. Risaliamo verso la testa della corsa, questi sono appunto gli immediati inseguitori che all'ultimo rilevamento erano segnalati a 2 minuti e 30 secondi. Eccolo qua a posto col dorsale 31 dello Stabia, che è il terzo classificato sul Gran Premio della Montagna, e quello più battagliero, quello che sembra essere meno d'accordo con questa situazione, è Edoardo Ferri della Noceto Nial Cycling Team, che appunto sta cercando in qualche modo di andare a recuperare chi si trova sulla testa della corsa, per cercare almeno di diminuire un po' gli svantaggi. Siamo in discesa con Cepa, che appunto sta affrontando in modo piuttosto sicuro questa discesa piuttosto tecnica, abbiamo avuto modo di dirlo più volte, quindi magari quello che non ha fatto la salita lo potrebbe anche far benissimo la discesa. Vediamo un asfalto che non è in perfette condizioni, ma di questo poco possono farci gli organizzatori, e quindi comunque tutto è andato per il meglio, nessuno si è fatto male, e quindi questa è già una bellissima vittoria per gli organizzatori che appunto hanno questo come pensiero primario. Ci siamo riportati sull'atleta solitario al comando, Andrea Innocenti. È un po' un'immagine che abbiamo riconosciuto anche la scorsa settimana, appena 8 giorni fa, nel trofeo Maionchi, con Andrea Innocenti che era solitario al comando. Sembra un po' la fotocopia della stessa situazione, siamo sempre qui a commentare un'azione solitaria di Andrea Innocenti, e vedremo se anche in questa edizione, in questa gara, l'esito sarà lo stesso di Chiesina. Si volta alle sue spalle Innocenti, ma non c'è nessuno, perché è sempre solitario al comando Andrea Innocenti, che ormai si sta avviando verso le fasi conclusive. Alle spalle, eccolo qua, alle spalle Mesut Cepa continua ad essere l'immediato inseguitore. L'atleta dell'Unicash, seguito anche dalla propria ammiraglia, è segnalato a circa 1 minuto e 30 secondi di ritardo. Intanto ci arriva, mentre siamo sempre su Andrea Innocenti, ci stiamo avvicinando alla conclusione, ormai è certa la vittoria di Andrea Innocenti, intanto ci arriva però la notizia di un'altra vittoria di un atleta toscano nella gara nazionale appunto in provincia di Mantova, nel trofeo, nel Gran Premio di MT, la vittoria di Federico Molini. Quindi veramente una bella domenica per quanto riguarda i colori toscani, ma adesso è il momento di concentrarsi sulla vittoria di Andrea Innocenti, dove il pubblico piano piano è arrivato per applaudirlo, e questo intero rettilineo dove la folla a destra e a sinistra applaude Andrea Innocenti. Eccolo qua, Andrea che può alzare le braccia al cielo e cogliere la sua sesta affermazione stagionale.
Vittoria quindi per l'atleta dello Stabia ciclismo, seconda posizione lo possiamo già dire per Mesut Cepa, a cui va dato comunque l'onore di essere stato l'ultimo atleta ad arrendersi a uno straripante Andrea Innocenti, quindi arriva in seconda posizione Mesut Cepa a 1 minuto e 57 secondi di ritardo. E adesso dobbiamo vedere un po' la situazione, perché è un po' cambiata la situazione alle spalle, perché c'è un drappello che è andato via via a rinfoltirsi. Dobbiamo adesso decidere chi sarà ad occupare il terzo gradino del podio. Tutto in trepidante attesa per quella che sarà la volata per determinare il podio. Già lanciata la volata, dove è una maglia dello Stabia Ciclismo che però molla, un testa a testa tra Iacchi e Giacchi, testa a testa serratissimo, e poi con il colpo di reni è proprio Matteo Giacchi della PT Shoes che va a cogliere la terza posizione, quarto Alessandro Iacchi della Fosco Bessi, quinto Federico Rossi dello Stabia Ciclismo. Arrivano poi in successione, eccoli qua, altri atleti, e la sesta posizione per Ettore Mugnaini della Fosco Bessi, che arriva a 3 minuti e 35 secondi dal vincitore Innocenti, e poi settima posizione per Edoardo Ferri della Noceto, ottavo Matteo Severi della PT Shoes, nono Leonardo Apozzi dello Stabia Ciclismo e decimo Lorenzo Cataldo, eccolo qua il campione toscano che va a vincere la volata che gli vale la decima posizione per la formazione del team Unicash. Bella affermazione, quindi ennesima affermazione per Andrea Innocenti dello Stabia Ciclismo. Andiamo a sentire lui e tutti i protagonisti della gara odierna. Andrea Innocenti ha percorso un copione a cui ci sta abituando ultimamente. Quando hai sentito che era il momento giusto, te ne sei andato e ti hanno rivisto solo sul podio. Sì, oggi non era, diciamo, calcolata questa vittoria, solo mi sono ritrovato davanti e quindi ho provato e è andata bene. Sesta vittoria per te, la scorsa settimana non ti sei sbilanciato, hai detto solo che alla Linari volevi far bene, e così hai fatto, adesso c'è il Giro della Lunigiana. Sì, sì, anche lì proveremo a far bene, poi è una gara difficile, una corsa a tappe, tutto può succedere, però staremo a vedere. Mesut Cepa è stato colui quest'oggi che è stato l'ultimo ad arrendersi ad Andrea Innocenti, quando è partito sulla salita hai provato in tutti i modi a tenere la sua ruota, poi però ti è toccato mollare. Sì, è stata una gara dura fin dall'inizio, sono uscito con un paio di miei compagni in fuga, quindi ringrazio molto loro, la squadra, e all'ultimo ci siamo frastagliati, il gruppo ogni volta si diminuiva e sono rimasti io Innocenti, e alla fine avevo un passo migliore e è riuscito a staccarmi e ad arrivare. Matteo Giacchi, terza posizione, hai vinto la volata serratissima per il podio, un Innocenti oggi imprendibile. Sì, Innocenti in salita si sa, è superiore a tutti, e io non è che sia tanto portato per la salita, sicché mi sono difeso con le mie forze, sono rimasto nel gruppo principale dietro, poi la prima volta in pianura sono venuto via perché c'erano altri corridori davanti, sono rientrato avanti e l'ultima volta in salita siamo rimasti in tre e siamo venuti all'arrivo. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano, oggi la gara che poi è alla vigilia per definire la regione toscana per il Giro della Lunigiana, Andrea Innocenti fa ben sperare. Ma io me lo auguro soprattutto, che ci puntiamo moltissimo, anche perché credo che sia un ragazzo che in questo momento va per la maggiore e che sicuramente sarà una pedina fondamentale, me lo auguro, perché sicuramente ancora la Toscana potrà dire la sua, come certamente è stata sempre protagonista in questo tipo di manifestazione. Quindi ringraziamo la società che ci ha messo a disposizione questa bellissima giornata, nel senso di sportiva soprattutto, e che quindi ha regalato sicuramente anche momenti emozionanti. Una bella gara selettiva che sicuramente ha fatto vedere i ragazzi che in questo momento vanno per la maggiore e che in qualche modo potranno essere protagonisti anche per il futuro. Roberto Martini, per l'organizzazione, oggi una gara molto combattuta, una media altissima fin dall'inizio, con un degno vincitore. Sì, il vincitore è il più grande toscano e anzi uno dei migliori d'Italia, quindi mi fa molto, molto piacere, ho fatto complimenti, so che l'anno prossimo va in una squadra amica, quindi tutto piacevole. La giornata è stata bellissima, nonostante Qualche inconveniente. Però sono contento di tutta questa gente, sono contento soprattutto per il contributo che gira intorno a questa corsa. Qui a questa manifestazione contribuiscono 400 persone, non è un'esagerazione, 400 persone con il pranzo che facciamo e con il contributo che danno tutti, anche la presenza che danno dà il suo contributo. Naturalmente devo ringraziare l'autorità, i vigili urbani, i carabinieri, il sindaco, il comune,
voi addetti ai lavori, voi sapete anche come agisco io con voi e gli altri, quindi mai non entro in polemiche. Io sono contento di dopo tanti anni di rimettere in moto una corsa, avere tanti amici, gente che viene da Grosseto per l'amicizia, gente che viene da lontano per l'amicizia, quindi io nulla, le parole sono scontate, sono queste qui, ringraziare tutti, vi abbraccio tutti, un grande ringraziamento, spero l'anno prossimo di aver la salute di rifare e di richiamarvi. Grazie, grazie a tutti. Someone climb wide, someone crash. Some men smash when they see some men smile, and some men smile because some men scrap. Men can come back in home, causing town profit higher to become Macintosh, Microsoft Corporation, and bring gold back in home. Diamonds for wife and daughter to give for when they're gone, to their sons and the nation that is spending lifetime to break out there to feel better. Spending lifetime to break out there to feel better.